Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video haul, volevo mostrarvi alcune cosine che ho acquistato. Sono stanca morta oggi, credo di star covando un po' di influenza perché è qualche giorno che mi scoppia la testa in una maniera terribile. Sono non stanca di più e non vedevo l'ora di struccarmi stasera. Però ho resistito, sono truccata praticamente da stamattina alle 8 e sono le 8 di sera. Il trucco però è rimasto più o meno intatto, più o meno, diciamo così, ho ritoccato giusto un pochettino le labbra perché ovviamente ho mangiato, per cui mi sono rimessa un rossettino al volo. Sono un pochettino, appunto, come dicevo, stanca, ma voglio comunque approfittare di questo quarto d'ora e 20 minuti liberi per mostrarvi queste cose perché ho la casa piena di sacchetti, sacchettini, regali, regalini e voglio mettere via qualcosa. Per mettere via, prima devo mostrarvi. Quindi ho chiesto a Nicola, che sta cucinando, se nel frattempo mi lasciava un pochettino di tempo per girare questo video, così finalmente poi mi posso struccare. Oggi appunto ho lavorato, quindi mi sono truccata per andare al lavoro. Ho fatto un po' di faccende in casa quando sono tornata a casa. E adesso ho detto dai, mi metto e giro questo video che così non ci penso più ed elimino anche questo sacchetto perché la mia casa è la mia camera è invasa da sacchetti vari pieni di roba e vabbè. Questo video haul se avete visto quello precedente fatto da Tico Tavi, avevo detto che la stessa giornata sono passata anche da Lidl. Pensavo di riuscire a girare i due video insieme, quindi nello stesso giorno, invece non ce l'ho fatta, quindi questo lo vedrete ora, insomma lo sto girando ora. E finalmente ho trovato dei prodotti che cercavo. Vi mostro al volo quello che ho preso e vi dico man mano due o tre cose. Allora, anzi, ho anche altri due prodotti da mostrarvi prima. Scusate, che siccome sono solo due, non sapevo in che video inserirli e quindi ho deciso di inserirli in questo. Questi li ho acquistati in realtà dall'Iper. No, Usha non Iper, è Iper, scusatemi, mi è venuto un vuoto. All'Iper c'è una linea bio che è Naturalé. Per l'uomo e per l'ambiente, insomma, c'era il 50% di sconto su questi prodotti, quindi ho deciso di prenderne due per provarli, pagati molto poco. Ho preso 03, che in realtà credo che sia più una cosa per bambini, ma a me piacciono tantissimo gli oli corpo per i bimbi, quindi l'ho preso lo stesso. È questo prodottino. È praticamente appunto un olio corpo senza parabeni, profumi, coloranti, eccetera, eccetera. Questo ha la certificazione ICEA Cosmos Organic e dice 100% di ingredienti di origine naturale sul totale, il 20% biologico sul totale. Sono 200 ml, 6 mesi di PAO, pagato sui 2 euro, 2,40 euro se non sbaglio. E quindi insomma ho deciso di comunque acquistarlo perché 200 ml per, mettiamo anche 3 euro, è un ottimo prezzo considerando che comunque per essere un prodotto bio ci sta, nel senso gli oli corpo possono costare anche molto di più, quindi questo l'ho trovato un ottimo prezzo. Non l'ho ovviamente ancora utilizzato, quindi non vi so dire altro, però mi aveva incuriosito, quindi l'ho preso. Altro prodottino, un tonico detergente. Sapete che ho la fissa dei tonici in questo periodo? No, magari non lo sapete, però ve lo dico. Ho la fissa dei tonici in questo periodo. E questo è l'aloe, anche questo certificato ICEA Cosmos Organic, come vedete da qui. Mi ha incuriosito, senza parabeni, profumi e coloranti. Vi leggo un attimino quello che c'è scritto. Allora, il tonico in naturale bio iper è a base di aloe vera biologica senza parabeni e profumi sintetici secondo quanto previsto allo standard internazionale bla 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 bla. Deterge in profondità preparando la pelle ai trattamenti successivi rendendoli più efficaci, dona luminosità e idratazione. Utilizzare mattina e sera prima della crema
applicare una quantità sulle mani e picchiettare il prodotto sul viso collo lasciando che in pochi secondi venga completamente assorbito, adatto a tutti i tipi di pelle. Ho voluto leggerlo perché a me vedere tonico detergente mi ha fatto pensare a un prodotto detergente, quindi avevo il dubbio che fosse qualcosa che poi bisognasse, poi magari rilavare, sciacquare, ecco. Invece no, funziona esattamente come un tonico e non so perché ha messo detergente. Sì, il tonico comunque pulisce anche un po' sicuramente la pelle, però è stato un attimino fuorviante questa scritta, quindi ho voluto poi andare a leggere bene dietro e ci sta. Anche qui dice che il 99,4% degli ingredienti di origine naturale sul totale e il 22,8% è biologico, quindi comunque mi ha incuriosito. Questo pagato mi sembra 1,99 euro, quindi facciamo 2 euro per 100 ml. Quindi anche qua mi sembrava comunque un ottimo prezzo. 6 mesi di PAO, sono curiosa di provarlo, vedremo. Passando questa volta davvero alla Lidl. Allora, ho ripreso l'acqua profumata More Muschio che io adoro. Ho già due confezioni qui. Non mi alzo perché non ho voglia di alzarmi, però ce li ho in camera. Credeteci, ecco, ho due confezioni, una è quasi finita, ne ho una nuova che avevo comprato perché la prima confezione me l'ero fatta comprare dalla mia collega perché io non avendo la Lidl vicina, lei invece sì, ce l'aveva lei, mi piaceva tantissimo questo profumo che aveva, mi fa guarda questa acqua profumata, gli ho detto ti prego compramela e quindi me l'aveva comprata lei. Quando poi finalmente sono stata io alla Lidl, l'avrete visto se l'avete visto nel video haul precedente Lidl che ho fatto, ne ho fatti due soli di acquisti Lidl, questo è il terzo. Perché appunto non ce l'ho vicinissimo, vabbè, l'avevo acquistata perché appunto mi piaceva, questa volta ci sono tornata e quindi per la terza volta riacquistata. Ci sono diverse varianti di queste acque profumate che costano sui 2-3 euro, 2 euro e qualcosa, mi sembra anche qua 2,50, 2,40, 2,60 al massimo, ecco. 150 ml e un PAO di 36 mesi. Ovviamente non è bio, però dice no PEG, no parabeni, dermatologicamente testato, aloe vera bio. Quindi l'aloe vera utilizzata qua dice che è bio, però vabbè, comunque è un'acqua profumata, quindi mi importa relativamente. Dicevo, ci sono tante profumazioni, ma questa è in assoluto la mia preferita, è molto particolare, mi piace molto e quindi calcolate che nel video precedente vi ho spiegato un pochettino che sono andata con Nicola a fare questi acquisti. Lui aveva da fare dei giri, degli altri giri, quindi mi ha lasciato la Tigotà. Io ho fatto il giro a Tigotà, ero ancora dentro che lui è arrivato, mi fa un'ora che sei qua. E poi siamo andati a fare la spesa insieme alla Lidl e quindi ho preso anche queste cosine, ma mentre facevamo la spesa, quindi abbiamo preso anche altre cose, cibo e Però, quant'altro. siccome Però siccome c'era anche lui, ovviamente ho cercato di fare le cose un po' alla svelta, perché poi insomma si scocciava star lì a aspettarmi che io stavo lì a sniffare le varie cose. E quindi sono andata sul sicuro e non mi sono rimessa ad ascoltare di nuovo le altre e ho preso direttamente lei, che so che mi piace molto. Poi finalmente ho trovato i famigerati contorno occhi, li ho presi entrambi, quello alla rosa e quello al melograno che aspettavo, cercavo da una vita, cioè da una vita. Le prime volte che sono andata da Lidl il mio obiettivo era acquistare questi contorno occhi. E invece non li avevo trovati, avevo trovato le creme e ho preso le creme e ho preso l'olio anticellulite, avevo preso insomma delle altre cosine e poi tutte le cose della collezione estiva. Ma questi due né in un Lidl in cui sono stata né in un altro non li ho trovati. Questa volta mi è andata bene perché c'erano entrambi. Quindi questi sono comunque conosciuti qua su YouTube, chiacchieratissimi, piacciono a molte persone, c'è chi dice sono un po' acqua fresca, sicuramente essendo un prodotto che costa 1,90 euro, quindi 2 euro, non si può pretendere chissà che, però la cosa positiva è che comunque sono prodotti della linea Chain Network, quindi assolutamente biologici e naturali. Uno è la crema contorno occhi pelli mature, che è quella al melograno, quindi quella che probabilmente sarà più indicata da usare la sera, pensavo. E l'altra crema contorno occhi alla rosa canina, ma non dice niente di che sul tipo di pelle. Quindi proverò e poi vedrò, però viste così, poi al massimo mi vado a rivedere le recensioni già fatte dalle altre ragazze per vedere che indicazioni avevano dato.
Però da quello che dice, diciamo che userei, credo, questa magari per il giorno e questa per la notte. Poi bisogna vedere, è soggettivo molte volte, quindi le proverò e vediamo. Volevo prendere un prodottino così easy, anche se ultimamente, non so se avete visto i video del Black Friday, acquisti Ecco Verde e quant'altro, ho comprato tantissimi contorno occhi. E in realtà è un prodotto che comunque usandone veramente poco si consuma anche non velocissimamente. Io faccio fuori tantissima acqua micellare e tonici, quelli sì, ma per quanto riguarda le creme, sono un pochettino più lenta. Poi ho ripreso invece l'olio anticellulite, questo qui. Questo lo adoro, veramente un ottimo prodotto per il prezzo che ha perché costa 3 euro e qualcosa. L'avevo appunto già acquistato, l'ho usato prima dell'estate, terminato prima dell'estate, mi è piaciuto molto, il profumo è buonissimo, io lo usavo appunto prevalentemente proprio la parte della coscia, quindi dal ginocchio in su, quasi mai diciamo su tutta la gamba, perché io non sono tanto da creme corpo, mi piacciono gli oli, ma con moderazione e mi piacciono solo, diciamo, appena fatto la doccia, se no non li utilizzo, ecco, quindi li uso solo esclusivamente quando esco dalla doccia, in modo che comunque riesco a farli assorbire velocemente e non ho il problema poi di starli tutta unta che mi macchia i vestiti e quant'altro. Questo ha, sono 100 ml, 6 mesi di PAO, prodotto ottimo, non fa miracoli, quindi non aspettatevi l'olio miracoloso anticellulite perché purtroppo la cellulite non la fa andare via praticamente nulla, se non una sana alimentazione, bere tanta acqua, cosa che io non faccio, né la sana alimentazione né bere tanta acqua né lo sport. Quindi io faccio tutto il contrario di quello che bisognerebbe fare per non avere la cellulite e infatti purtroppo ce l'ho. L'unica cosa che posso fare per rimediare è sicuramente, oltre a cercare di fare quelle tre cose, che però è un po' più faticoso, devo dire proprio la pura e sincera verità, anche curarmi con qualcosa che non è che va a far andare via la cellulite, ma a ricompattare un po' la pelle, a renderla un po' più elastica, un po' più tonica. E devo dire che l'effetto è molto carino, mi è piaciuto molto e infatti ho deciso di riacquistarlo. Non mi ricordo se ve l'ho già mostrato nei prodotti finiti, però ce l'ho da qualche parte proprio anche da recensire, quindi lo rivedrete questo perché comunque ecco, questa è la seconda confezione che acquisto e mi piace molto. Poi passiamo ai prodotti della linea, diciamo, invernale, non so come definirla, la linea Sensual, ecco, mi sfuggiva il nome. C'erano diversi prodotti, non mi ha entusiasmato, devo dire, questa collezione. Ho preferito quella estiva. Non so se sono stata sfortunata io che ho trovato pochi prodotti, però insomma non mi ha fatto impazzire. Anche come era disposta, l'ho trovata su uno stand piccolino lì in mezzo al cibo quasi, cioè non era ben presentata. L'ho vista proprio per caso passandoci davanti, ma non era neanche nel reparto, diciamo, quello della cosmesi, quindi proprio per culo l'ho vista, diciamo così. Siccome ne avevo visto qualche prodotto e ne avevo sentito parlare in qualche video, ho deciso di acquistare tre prodottini. Delle due linee, una è la Asian Spirit, che è questa, l'altra è la Oriental Beauty, se non sbaglio, potrei dire una cagata, però se non sbaglio si chiama così, ed è quella col packaging rosso e nero, mentre questa è questo bianco con il rosso, le scritte rosse e il rosa. Non, ecco, non c'era chissà che mi piaceva, però ho voluto provare a prendere questo che è un shower foam. L'Asian Spirit ha come, diciamo, profumazioni Japanese Cherry Blossom e Almond Oil. A livello di profumazione mi piaceva di più, mi ispirava di più rispetto a quell'altra che invece aveva qualcosa come qualche spezia, adesso non mi ricordo precisamente, però leggendo quello che c'era scritto qui, qua si intuisce che comunque sono, come si dice, fiori di ciliegio e olio di almond mandorla, se non sbaglio, ma leggiamo magari, va? Al posto che tirare a indovinare.
Non dice un cazzo. Vabbè, Chen Mousse detergente corpo, Asian Spirit, bene. Non mi dice nient'altro, comunque sì. L'altra, ripeto, aveva all'interno qualcosa tipo boh, delle spezie, qualcosa che non mi ispirava all'olfatto. Non mi viene in mente cosa, però dicevo, ma come fa ad avere un buon profumo da mettersi addosso questa cosa? Più una roba che mi veniva in mente proprio da mettere nel cibo. Ora mi sfugge, non vorrei dire una cagata. Sta di fatto che tra le due mi sono più lasciata ispirare da questa linea, quindi dalla Asian Spirit, e ho preso questa mousse detergente. Mi piacciono molto le mousse in generale, di mousse detergenti non se ne trovano tantissime in commercio, quindi l'ho voluta acquistare e provare. I prezzi sinceramente non mi ricordo, gli altri bene o male li so perché non erano prodotti nuovi, quindi li so. Questa c'è lo scontrino, ci sono anche il cibo, quindi però vediamo. Allora, l'olio anticellulite 3,99. Poi muscorpo 2,99 per 200 ml, quindi comunque sì, non è un prezzo bassissimo, però per la tipologia di prodotto che è ci sta e può andare bene. È un'edizione limitata, quindi mi ha incuriosito e l'ho voluta prendere. Poi ho preso questo prodotto che in realtà non ho ben capito cosa sia, Oil Balm, credo che sia una crema corpo, io non amo particolarmente le creme corpo, però non ne ho neanche tantissime e quindi ho detto ma sì, dai, togliamoci lo sfizio e proviamo anche questo. Il fatto che ci fosse scritto oil mi ha un po' fuorviato, mi ha fatto pensare a qualcosa di prodigioso, insomma qualcosa che comunque, insomma, io amo gli oli, quindi quando c'è scritto oil mi ha un po' così, no, sbarellato la cosa. E ho detto, ma sì. Vediamo che cosa dice. Questi sono 250 ml, 12 mesi di PAO, balsamo olio corpo, vabbè, Asian Spirit, il balsamo olio corpo nutre in profondità e dona alla pelle un profumo magico. Non so che consistenza sia, secondo me è un fluido. Semplicemente, e loro gli hanno messo il balm perché non è una crema, ma è un po' più, appunto, sarà un pochettino più oleosa. Non lo so, sono curiosa anche questo di provarlo. Lo terrò da parte, insomma, non è un prodotto che aprirò subito, ecco, perché ho altri prodotti aperti e quindi devo cercare di scegliere il periodo migliore per poterlo utilizzare, però mi ha incuriosito e quindi l'ho preso. Prezzo 1,99 euro, ma sì, dai, per 250 ml ci sta. E per finire di questa collezione ho preso il body spray. Quindi questa praticamente è fondamentalmente un'acqua profumata per il corpo, quindi simile, diciamo, per tipologia a questa, ecco. Questa qui è appunto sempre stessa profumazione di questa linea, vediamo che cosa dice. C'è un'acqua profumata spray sensuale Asian Spirit, acqua profumata spray rinfresca e inebria i sensi con una fragranza magica. Sono proprio curiosa di sentirla questa fragranza magica perché vi dico la verità, io non volevo, per quello che mi sono lasciata più ispirare dalla scritta che da altro, sono andata intuito perché non volevo, non c'erano tester e non volevo aprire le confezioni perché è una cosa che mi dà veramente fastidio e quindi ho preso diciamo un po' a scatola chiusa. Questo sono 150 ml, 12 mesi di PAO, quindi non voglio sniffarla ora perché non voglio far partire il PAO perché ho altre acque profumate appunto prima da terminare. Questa pagata 1,99 euro anche lei. Quindi tutto sommato per 150 ml è costata anche meno di questa, che invece andiamo a controllare, sempre 150 ml. Vediamo. 2,99 euro, quindi 1 euro in più, quella della linea base. Vabbè. Poi, siccome ero lì ed era un po' che comunque sentivo parlare di alcuni profumi della Lidl, ma non solo. Diciamo che sono un po' in fissa con i dupe dei profumi famosi in questo periodo, quindi mi sto un po' documentando su quali sono e dove posso trovarli.
Nel video precedente, quello che riguarda Tigo Tavi, ho fatto vedere i profumi dei tesori d'Oriente che ho acquistato, profumi che io in realtà acquisto da secoli e secoli, ma non sapevo fossero dupe. E ho scoperto invece che sono dei dupe di profumi più famosi e quindi ne ho presi, mi sembra, 4. 1, 2, 3, 4, sì. In offerta a 2,99 euro per 100 ml, quindi ottimo, ero stracontenta. Vi parlerò poi comunque di quei profumi e dei profumi dupe in generale in un altro video specifico che appena farò, magari vi linkerò sotto, o comunque se andate a cercare nel canale prossimamente vi farò anche quello. Ho scoperto che comunque nei supermercati in generale, Lidl, Acquasapone, Tigotà, in giro comunque ci sono diverse tipologie di profumi che sono appunto dupe, di più profumi molto più costosi e famosi. Io ne cerco alcuni in particolare che però non ho ancora trovato. So che ci sono da no, sì, da Eurospin, da Lidl e appunto Acqua e Sapone, di solito sono quelli che hanno un pochettino più di rifornimento per quanto riguarda questa tipologia di prodotti. Da Lidl ho visto, già che ero lì, ho detto ma dai, proviamo a prenderlo, anche se avevo comprato altri profumi, ho detto proviamo visto che sono qui e voglio comunque provare questi cavoli di profumi, proviamo a prenderne uno e vediamo. Poi magari là io ne cerco tre in particolare. Quegli altri magari li prendo da un'altra parte. E quindi per il momento ne ho preso uno per me e uno per Nicola. E vi faccio vedere quali sono. Ma non si ferma qui, ecco, nel senso che comunque voglio andare a prendere anche gli altri. Quindi per il momento ho preso questi, anche perché, come vi dicevo, ero molto di fretta, quindi non potevo starli a annusare effettivamente bene, dire sì, ci assomiglia o non ci assomiglia. Ero veramente di fretta, quindi mi sono affidata a quello che ho sentito sul web, che ho sentito qui su YouTube. E ho acquistato e devo ancora provare. Quindi poi vi dirò e vi farò bene il video. Ma sappiate che ce ne sono tanti altri e ne parleremo. Per me ho preso lo Chalon, quello con la confezione arancio, questo qui che non ho proprio ancora aperto. Questo dovrebbe essere il dupe di J'adore di Dior che io avevo tempo fa. Finito, la confezione vuota l'ho lasciata a casa mia, quella vecchia, ed è lì che ce n'è dentro ancora tipo mezzo dito ed è diventato tutto scuro, ma mi dispiaceva finirlo, quindi non lo usavo più e l'avevo lasciato lì conservato, conservato, conservato e è andato anche in malora. Stessa cosa vale con Alien, sono i miei due profumi preferiti, credo, almeno all'epoca, poi non sono più andata in realtà alla ricerca di profumi costosi da acquistare, acquistavo sempre cose un po' più così, acque profumate o profumini tesori d'Oriente, non sono una patita dei profumi, cioè non dei profumi, di profumi costosi, mi accontento anche di altro che non siano famosi, però quei due lì mi piacevano molto, soprattutto Alien, infatti Alien devo trovarlo. Quindi mi informerò insomma per trovarlo. Comunque, già che sapevo che questo era J'adore, perché avevo visto dei video dove le ragazze dicevano che questo era il dupe di J'adore di Dior, ho deciso di acquistarlo. Speriamo, ecco, non lo so perché non l'ho ancora aperto. Lì c'era il tester, l'ho effettivamente sentito e mi piaceva. Non la somiglianza, ecco, devo valutarla un pochettino meglio perché di impatto ho detto, cioè, la prima cosa che volevo vedere è se comunque che ci assomigliasse oppure no, potesse essere un profumo che mi piaceva. Visto che mi piaceva, l'ho acquistato. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è che questi sono 50 ml, quindi non sono 100 ml come invece quello di Nicola. Quindi questa è l'unica cosa che mi ha fatto un pochettino rimanere male, però vabbè. E questo l'ho pagato anche la metà in realtà del suo, perché questo l'ho pagato 3,49 euro, che comunque ci sta, nel senso, se il profumo è buono e persistente e davvero somiglia all'originale, piuttosto che effettivamente comprare l'originale che magari un 50 ml costa non neanche il non ve lo so dire la moltiplicazione, insomma, meno di 4 euro ci può anche stare. Quindi acquistato, vi farò poi sapere.
Per Nicola invece abbiamo preso, in realtà io volevo regalarglielo per Natale da mettere insieme ad altre cosine che ho per lui, o Santa Lucia, insomma qualche ricorrenza così, perché ovviamente sa che non è l'originale, ci mancherebbe, però ci sta, anche in quel caso secondo me è molto conveniente perché sono 100 ml pagato, mi sembra. Aspettate che ve lo dico, 5,99, quindi 6 euro per però 100 ml di profumo e questo Essence Aqua Fresh di Gibellini è il dupe di Acqua di Gio di Giorgio Armani che io adoro. In realtà Acqua di Gio era un mio profumo che io avevo in una versione piccolina quando ero una ragazzina e Nicola era rimasto sprovvisto di profumi e quindi ha iniziato a utilizzare il mio e gliel'ho lasciato. Però ovviamente ce n'è dentro pochino, ho visto che comunque gli piaceva e vista la mia fissa in questo periodo appunto per i profumi, ho detto ma sai che c'è? Proviamo appunto a cercare anche qualcosa da uomo e vediamo se c'è Acqua di Gio. E quindi informandomi un pochettino avevo sentito che questo qui della Lidl Essence era appunto il dupe di Acqua di Gio. E quindi l'abbiamo acquistato. Bon, vi farò poi comunque sapere come ci sia. Tra l'altro, il suo 100 ml è la scatola più piccola, il mio che è un 50 ml è la scatola giga. Vabbè, comunque, vi farò poi un video apposito per quanto riguarda i profumi, tutti i miei profumi in generale e in più quelli che poi sono dupe di prodotti famosi su internet, su YouTube. Ce ne sono già tantissimi di video a tal proposito, però insomma fa sempre comodo, io li guardo comunque sempre, anche se magari le ragazze dicono le stesse cose, perché è utile comunque, mi ricordo, capito? Questa ha detto che quello c'è, questo qua che io vorrei c'è là, quella ha detto che quello è là, quindi comunque magari sì, alcune volte si ripetono perché per forza i profumi sono quelli, però può essere utile qualcuno, magari capita sul mio video piuttosto che quello su quello di un'altra. Si vede che sono stanca, ragazzi, faccio la fatica, mamma mia. Comunque, finito, sono stata più veloce possibile. Vi ho fatto vedere tutto. L'ultima cosa, già che siamo in ballo, nel sacchettino ho anche dei campioncini dell'erborario. Al lavoro abbiamo vicino, insomma, vicino comunque, nel centro commerciale dove lavoro c'è anche l'erborario, quindi le ragazze ogni anno portano gentilmente dei campioncini da provare. In negozio hanno lasciato, i miei colleghi hanno lasciato una scatola, diverse scatole in realtà con dentro quello che probabilmente non gli interessava, quindi la mia responsabile ha dato tutto a me e alla fine mi sono ritrovata con due scatolette piene di campioncini. Io non li amo particolarmente, ma siccome c'era qualcosa anche da uomo, li ho presi che comunque magari li do a Nicola o li do a mia mamma, insomma, non li amo particolarmente, però possono sempre essere utili. Vi mostro velocemente, senza potervene parlare perché non li ho proprio ancora utilizzati, di che cosa si tratta e più che altro magari aiutatemi voi, se invece li avete provati, a darmi qualche altra indicazione, a dirmi cosa ne pensate di questi prodotti. Allora, questa è acido ialuronico, crema corpo idratazione intensa, tripla azione. Quindi questo campioncino qui di crema corpo. Poi, ambra liquida, bagno gel con microsfere alla vitamina E. Quindi questo invece è un prodotto per lavarsi, che io non amo particolarmente perché poi nella doccia con le mani bagnate non riesco mai a aprire le confezioni. Però vabbè, vedremo questa. Poi, risposta pulizia, detergente fluido per epidermide del viso, d'azione tonificante, addolcente e rinfrescante. Questo sembra interessante. Però è talmente poco che io non so cosa capirò in realtà ad usare questi campioncini. E poi crema viso anti-rughe con calendula, carota e ginseng. Quindi questa qui, anche questa sembrerebbe interessante. I prodotti dell'erborario sono made in Italy, sono cruelty free, e quindi non testati su animali, ma non sono bio, ecco, completamente bio, però non sono cattivi prodotti. Poi nell'altro invece cosa abbiamo? Abbiamo fluido dopo barba, quindi questo appunto va a Nicola, appoggio da parte che glielo do a lui. Acido ialuronico ancora, crema corpo uguale.
Dovrebbe essere, sì, uguale. E un'altra uguale, vabbè. Quindi tre creme. Però diciamo che questa è anche abbastanza corposa. Sì, sono 8 ml, quindi comunque qualcosa si può capire, dai. Poi, accordo arancio, crema fluida per il corpo, quindi altra crema fluida, corpo questa qui, con estratti di mandarino, arancia amaro e alche kenji, che non so cosa sia. Questa mi ispira per la profumazione. Poi, fluido dopo barba e fluido dopo barba. Quindi, perché probabilmente le mie colleghe da questa scatolina dove erano tutti divisi uguali hanno tirato fuori quello che gli interessava, il fluido dopo barba a quanto pare no, e quindi poi la mia responsabile ha preso tutto, ha messo tutto insieme dentro lei a caso e mi ha dato. E niente, questo è tutto. Io spero che il video vi abbia tenuto un pochettino di compagnia, che i prodotti che ho acquistato vi abbiano un pochettino interessato. E fatemi sapere se anche voi li avete acquistati, come vi siete trovati, se avete qualche altro prodotto acquistato a Lidl o Iper, visto che abbiamo parlato anche dell'Iper o dell'erborario, che mi consigliate. E per oggi è tutto, un bacione e alla prossima. Ciao ciao!